Serie A presents Serie A Tim. Carriera allenatore fiorentina. Diamo un'occhiata alla città della nostra squadra. Questo è lo stadio della città. La squadra affronterà alcune amichevoli prima dell'inizio del campionato. In grafica le formazioni delle squadre. Colleghiamoci adesso per la diretta della partita. Le telecamere di eSports sono pronte anche oggi a portarvi lo spettacolo del grande calcio. È un altro appuntamento da non perdere questo. Si affrontano due squadre con enormi qualità tecniche e anche fisiche, capaci di regalare gol e spettacolo con le loro stelle, che proveranno forse anche ad annullarsi, perché una partita del genere la devi affrontare anche in questo senso, per essere superiore al tuo avversario. Pochi minuti, ci separano dal primo possesso del match, non andate via. Gioca in uno degli impianti che hanno fatto la storia del calcio, atmosfera da brividi qui ad Anfield, stadio capace di regalare ogni volta emozioni indescrivibili. Ben ritrovati amici da Piero Gipardo, un saluto anche a Lele Dani che curerà il commento tecnico. Coppa internazionale europea che si apre con la prima partita della fase a gironi, subito in palio tre punti pesanti. Protagonisti del match di oggi, Fiorentina e Celta Vigo. Match che segna il loro esordio in questo precampionato. C'è grande curiosità per capire a che punto è la preparazione. Gli allenatori possono anche approfittarne per fare degli esperimenti, magari lanciando qualche giovane da inserire gradualmente in prima squadra. Possesso palla prolungato. Nessun problema, ottima uscita qui. Questo è l'undici titolare della Fiorentina per il match di oggi. Vediamo la formazione titolare del Celta Vigo. Stoppa il pallone, opportunità questa. Ha calciato al volo, non è entrata davvero di poco. Ha impattato la palla alla perfezione e ci è mancato poco che non trovasse lo specchio. C'è anche Berardi alla prima apparizione oggi con questa maglia. È arrivato l'esterno che stavano cercando, Pier. Giocatore che dovrebbe fornire diverse alternative al tecnico. Uno che può giocare sulle corsie, può essere spostato più avanti, può fare l'attaccante esterno. Prova a far partire il tiro. 1-0, c'è il gol del vantaggio. Rivediamo il gol da un'altra angolatura. Un concentrato di rapidità, opportunismo, senso della posizione. Ha avuto un sacco di spazio e ne ha approfittato. Rete che regala un sorriso all'allenatore. Sono avanti, ma non devono fermarsi. La partita è ancora lunga. Iago Aspas. Potrebbe essere il gol del pareggio. Poteva essere il gol del pari. Occasione davvero ghiotta, Pier, che non è riuscito a sfruttare al meglio. Guadagna metri. Può andare nello specchio. Super parata qui. Si mette in proprio. Il portiere dice di no. Arriva il fischio dell'arbitro che manda le squadre negli spogliatoi. Intervallo qui ad Anfield. Un Berardi abbastanza incolore nel primo tempo. Ha corso parecchio senza combinare granché, Pier. Nessun gol a referto e poche occasioni degne di nota. Io immagino che avrà voglia di rifarsi nella ripresa. Si comincia questo secondo tempo, gara in salita per il Celta che è sotto di un gol. Aston Villa protagonista sul mercato con l'acquisto di un calciatore che era già nel mirino di altri club. Si sono assicurati un elemento di valore assoluto, Pier. Questo è un professionista serio, è in grado di far fare il salto di qualità a questa squadra. Davvero notizie ottime per i loro tifosi. Allenatore sceglie un doppio cambio. Prova, in porta. Grande risposta del portiere.
Finisce qui il match, vittoria ottenuta davanti ai propri tifosi. Vittoria sudata, La dimostrazione del sostanziale equilibrio che si è visto oggi in campo. La differenza alla fine l'ha fatta la loro voglia di portare a casa il risultato. Non troppo brillante quest'oggi Berardi, da uno come lui ci si aspetta sempre da giocata illuminante, e gli è riuscita solo a tratti. La sua, Pierre, è stata una presenza impalpabile in zona d'attacco. Non è riuscito a trovare il gol, ma neanche a dar man forte al resto della squadra. Una prestazione alquanto incolore la sua, che francamente cozza parecchio su questa vittoria. Vediamo insieme le statistiche della partita e le valutazioni dei giocatori. Questi sono i risultati delle partite e la classifica della competizione. Vediamo con quali formazioni le squadre scenderanno in campo. È arrivato il momento della verità, si è parlato molto, lo avete letto certamente, di questa sfida nei giorni scorsi, e adesso ci siamo, perché adesso le chiacchiere della vigilia stanno per lasciare spazio al campo, alle emozioni, a uno spettacolo che ci immaginiamo possa essere veramente all'altezza di questa meravigliosa cornice di pubblico. Ovviamente noi seguiremo tutto live su EA Sports, che è, come sapete, la casa del grande calcio. Vedremo se porteranno a casa il risultato necessario per centrare l'obiettivo. Immagini live da Old Trafford in Manchester, il teatro dei sogni è pronto per questa super sfida. Un saluto da Piero Gipardo e da Lelia Dani, pronti a tenervi compagnia anche oggi. Torneo precampionato che prosegue con la seconda giornata della fase a gironi. Gara che vede di fronte Osasuna e Fiorentina. Seconda partita della fase gironi, è importante non lasciare punti per strada, se si punta al passaggio del turno. Lascia stare che è un amichevole, questi tornei sono molto utili per testare la condizione della squadra, bisogna mettere minuti importanti nelle gambe e poi comunque c'è una coppa in palio per il vincitore. Passa in area, buona qui la lettura del difensore. Queste sono le scelte iniziali del tecnico per questa sfida. Questo è l'11 titolare della Fiorentina per il match di oggi. Si mette bene sulla traiettoria. C'è molto interesse per la prova di Nico Gonzalez. Vedremo se sarà proprio lui uno dei protagonisti del match. In campo aperto diventa praticamente inarrestabile, se non ricorrendo al fallo. Attenzione quindi ai suoi cambi di passo. Non buttano via il pallone, preferiscono aspettare il momento giusto. Ottimo intervento del portiere. La mette in area di rigore. Pallone riconquistato, possibilità. Può nascere qualcosa di buono qui. Occhio al tiro, 1-0, il gol che apre le marcature. Non ha voluto rischiare qui a tu per tu col portiere, ha preferito calciare forte, lo possiamo vedere da queste immagini. Ci sarà solo un minuto di recupero. Nico Gonzalez, per poco non hanno trovato il gol del pari. Buon tentativo, Pier, davvero. Se continuano così il gol non tarderà ad arrivare. Primo tempo che termina qui al Theatre of Dreams di Manchester. Squadre che tornano negli spogliatoi. La gara non è ancora finita, ma intanto può comunque sorridere per la buona prestazione del primo tempo.
può essere soddisfatto della sua prova. Ha chiuso avanti la prima frazione grazie a un suo gol. E a parte questo, si è dato parecchio da fare. Primo pallone della ripresa. Può contare sull'aiuto dei compagni. Si oppone al tentativo avversario, azione che sfuma. Capisce tutto, recupera un buon pallone da tre quarti. Mai Gomez! Sicuro qui l'intervento del portiere. La notizia del suo possibile arrivo circolava già da parecchio tempo, sembravano classiche speculazioni di mercato, invece tutto vero. È giovane, ma anche vero che ha già dimostrato di avere le stimmate del predestinato. Io ne ho visti pochi alla sua età fare le stesse cose, senza considerare che ha ancora ampi margini di miglioramento. Conclusione potente, ma leggermente imprecisa. Brividi per il portiere, palla che è sfilata a lato e non di molto. Palla importante, ci ha messo una pezza qui il portiere. Lancio morbido verso il compagno. Vedremo se darà retta al pubblico e andrà in porta. Ha fallito il pallone del doppio vantaggio. Hanno ancora un gol di vantaggio. Se avessero segnato, probabilmente la partita si sarebbe chiusa definitivamente. Si chiude qui l'incontro. Risultato amaro per la squadra ospite che esce sconfitta. Escono comunque a testa alta nonostante la sconfitta, perché è una giornata storta, può capitare. Io credo che sapranno sicuramente rialzarsi già dalla prossima. Buona la sua prova, decisamente sopra la media, può fare ancora di più ovviamente, ma insomma già un buon punto di partenza. È stato autore di una prova generosa, mettendo spesso e volentieri in difficoltà la retroguardia avversaria, che nulla ha potuto in occasione del gol con cui ha portato in vantaggio la sua squadra. Vediamo insieme le statistiche della partita e le valutazioni dei giocatori. In grafica possiamo vedere tutti i risultati e la classifica della giornata. Andiamo a vedere cosa dicono i giornali. Andiamo a vedere quali sono le formazioni delle squadre. È una giornata importante per entrambi, prima presenza con la maglia della nuova squadra, certamente uno dei motivi di maggiore interesse di questa sfida. Si accendono i riflettori ad Old Trafford per il match che sta dunque per avere inizio. Cornice d'eccezione, per oggi siamo nel teatro dei sogni, siamo all'Old Trafford di Manchester. Un caloroso saluto da Pierluigi Pardo, con me come sempre Daniele Adani. Terzo e ultimo impegno per loro nella fase a gironi di questo trofeo di preparazione che vogliono chiudere bene. Protagonisti del match di oggi, Fiorentina e West Ham United. Ultimo impegno per loro in questa fase a gironi, vorranno chiudere con un bel risultato e questo darebbe sicuramente fiducia per proseguire al meglio la preparazione. Torneo che si sta rivelando anche un grande evento mondano, i tifosi hanno avuto modo di farsi fare tanti autografi dai giocatori e tutto quanto in un'atmosfera di festa che fa bene al calcio. L'11 titolare con cui scende in campo la Fiorentina. La mette in mezzo, bravo il portiere che salva la sua porta. E il West Ham scende in campo in questo modo, lo vediamo con l'aiuto della grafica. C'era molta attenzione dal punto di vista mediatico su questo giocatore prima di questo match. Torna oggi dopo un brevissimo periodo d'assenza per infortunio, forse sarebbe stato meglio far partire questo giocatore dalla panchina concedendo solo uno spezzone di gara, che ne pensi? Se il tecnico ha optato per mandarlo in campo dall'inizio avrà avuto le sue buone ragioni. Che noi poi non conosciamo, Grande parata questa. Mette in area di rigore. Il portiere c'è su questo tiro. A giocare 16 metri. Il portiere non trattiene, palla ancora in gioco. Conclusione che termina fuori di poco. A
ha cercato il gol puntando sulla potenza. Ok, ma così facendo le è mancata la precisione necessaria. Avrebbe dovuto far meglio da quella posizione, Pier. Prova ad andare. Portiere costretto a intervenire qui. Parata, ancora lui. Palla sulla traversa, poi ancora in campo. Finisce la prima frazione a Old Trafford, squadre che rientrano negli spogliatoi. Primo tempo, il suo che è scivolato senza troppi sussulti, fin qui ha combinato davvero poco. Deve ritrovare lo spirito dei giorni migliori se vuole dimostrare di poter fare meglio di così. All'Old Trafford inizia la seconda frazione di gioco. Hanno buttato via una grande chance qui Lele. Sì Pier, si è liberata bene ma al momento di concludere la rete non è riuscita a trovare lo specchio. Peccato perché la potenza c'era. Occhio attraverso il centro. E c'è un gol pazzesco al volo. Arriva il gol e vanno tutti a festeggiare con il proprio mister. È una scena fantastica. Il replay mette a nudo le pecche della difesa in occasione del gol. Tutto è nato da cosa? Da una palla persa nella propria tre quarti. Una disattenzione che a questi livelli costa cara. Si fa largo della tre quarti avversari. Può calciare in porta. E qui il portiere è davvero super. Ci sarà dunque un cambio. L'allenatore vuole cambiare qualcosa. È finita, c'è grande delusione in campo, ovviamente anche sugli spalti. Perdere davanti al proprio pubblico non è mai bello. Una sconfitta di misura che lascia l'amaro in bocca, eh. Un risultato che alla fine, se ci pensi, Pierre è rimasto a lungo in bilico. Ora devono reagire per provare a portare a casa la prossima. Non è stata la sua prestazione migliore, ma si è battuto comunque, la sufficienza l'ha portata a casa. Non ha offerto il contributo che ci si aspettava. È arrivata comunque una vittoria e per questa volta va bene così, si rifarà. Vediamo insieme le statistiche della partita e le valutazioni dei giocatori. Questi sono i risultati delle partite e la classifica della competizione. Diamo un'occhiata alla classifica marcatori. Andiamo a vedere cosa dicono i giornali. Operazioni di mercato. Squadra interessata ad un nostro giocatore. La trattativa è interrotta. Il giocatore rimane nella squadra attuale. Il giocatore lascerà la squadra. Questi sono tutti i trasferimenti della nostra squadra. Acquisti e cessioni. Andiamo a vedere il budget attuale. Statistiche provvisorie della squadra in questa stagione.